In Abruzzo preoccupa il calo di vaccinazioni anti-Covid, soprattutto tra gli over 60, e sono oltre 333.000 gli ultra-sessantenni che non si sono sottoposti alla quarta dose. E i dati sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla regione, che raccomanda a questa fascia di popolazione e a quella dei fragili di vaccinarsi prima possibile, anche contro l'influenza, perché l'australiana è molto aggressiva. Intanto a Pescara, dopo la chiusura dell'hub vaccinale dell'ex Lidl, questa mattina ha riaperto i battenti quello di Porta Nuova, che è a disposizione degli utenti nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13. Alle ore 12 di questa mattina, oltre 150 utenti si erano sottoposti a somministrazione di vaccino anti-Covid, la metà anche a quello anti-influenzale. La vaccinazione è importante, ha ribadito il responsabile della campagna vaccinale, il dottor Rossano Di Luzio. C'è stato un calo, come è accaduto anche sul resto del territorio regionale, in queste ultime settimane? Sì, nelle ultime settimane di dicembre, in questa prima settimana di gennaio, c'è stata una riduzione. Siamo passati da circa 1.500-1.600 vaccini a settimana a 6-700 la settimana, quindi una riduzione del 50%. Come si spiega questa situazione? Ma sicuramente il periodo festivo non ha invogliato le persone a fare il vaccino. Speriamo che adesso, terminate le feste, si possa riprendere una vaccinazione a pieno regime. Gabriele Di Domizio è il responsabile del personale infermieristico che opera all'interno del centro vaccinale di Porta Nuova. Dottor Di Domizio, al momento com'è la situazione? Al momento la situazione ricalca gli altri giorni quando stavamo all'ex Lidl, quindi viaggiamo su un'utenza di 150-200 giornalieri, siamo aperti quindi 3 volte alla settimana, diciamo dai 600 ai 700 pazienti utenti riusciamo a farli con la vaccinazione. Ci sono anche degli stranieri? Ci sono anche degli stranieri e anche in questa stazione di Porta Nuova molti che arrivano con i treni ci vengono a chiedere di fare il vaccino anche se ne sono fuori dalla nostra regione e noi li accogliamo ben volentieri. Da dove provengono prevalentemente? Ad esempio oggi sono venuti dal Pakistan un paio di persone e anche dall'Ucraina, ma parliamo delle prime e delle seconde dosi ancora, mentre per le altre utenze vengono o dalle Marche o dal Molise e tutta la regione Abruzzo, abbracciamo tutta quanta. Quali vaccini somministrate qui? Dunque, noi abbiamo il vaccino Pfizer BA.4/5 che sarebbe l'ultima variante Omicron e da una settimana abbiamo anche il Moderna BA.4/5 che anche questa è l'ultima variante, quindi abbiamo un'ampia scelta di vaccini.